Quando scrissi le pagine che seguono, meglio la maggior parte di esse, vivevo da solo, nei boschi, a un miglio di distanza dal più prossimo vicino, in una casa che m'ero costruito da me sulle rive del lago di Walden, a Concord, Massachusetts. Mi guadagnavo da vivere con il solo lavoro delle mani. Vissi colà per 2 anni e 2 mesi. Attualmente sono ritornato nel consorzio civile. Questo è l'inizio del libro di Thoreau, Walden o Vita nei boschi, e l'ho scelto perché, come raccontano già queste prime righe, che non sono quelle più famose del film L'attimo fuggente, è un libro su un'esperienza, quella che si potrebbe chiamare adesso autofiction, ma è un autofiction con funzioni morali, civili, quindi forse con un pensiero apparentemente rigido, ma in realtà è un pensiero che almeno per me si sposa completamente con una filosofia di vita che condivido, cioè non solo e non tanto il ritorno alla natura, quanto un'essenzialità e anche una critica, in alcuni casi, dello Stato, che ha ispirato un altro libro molto famoso di Thoreau, che disobbedienza civile, ed è un libro, come dicevo, che viaggia sulle onde delle sensazioni, anche della concretezza di un rapporto vissuto con la propria vita in natura, e raccontato e scritto in prima persona. Lui farà poi tutta una dissertazione sul perché della prima persona, e la cosa che mi piace di questo libro è che ogni singolo aspetto di cui tratta, dall'economia, che è il titolo del primo capitolo, fino alle funzioni morali, che cerca un po' di soleticare, fino alla concretezza di questa esperienza di vita nei boschi, quindi i costi, i conti di quello che è stato costruirsi una capanna, fare la propria vita, sono insieme letteratura e esperienza di vita, quindi un invito a fare qualcosa, a cambiare la propria vita, quindi è un libro che insegna a fare, non soltanto a dire o a pensare.